Buongiorno a tutti e a tutte, e grazie a chi ha parlato prima di me, a chi ha reso possibile tutta questa giornata e grazie a voi di aver partecipato. Dirò solo poche cose perché vi vedo molto carichi e non voglio rubare spazio allo sport, però vorrei solo ricordare alcuni aspetti importanti di questa storia, della storia di un gruppo di ragazze che prima di essere calciatrici sono state delle appassionate tifose e quando erano sugli spalti dell'Arena di Milano si sono dette: ma perché noi non possiamo anche noi farlo? Ed è da questa domanda che nasce appunto l'esperimento del gruppo femminile calcistico, da un perché noi non possiamo farlo. E mi piace ricordare questo aspetto, mi piace ricordare i nomi delle sorelle lodigiane che hanno partecipato al primo gruppo femminile calcistico della storia del nostro paese, che sono Giovanna Boccalini come commissaria, Luisa, Marta e Rosetta Boccalini come calciatrici. Mi piace anche ricordare il fatto che loro lo abbiano fatto nel 1933, durante il ventennio fascista, e quindi è stato ancora più difficile per loro, oltre a dover superare stereotipi di genere, anche un regime che voleva tutt'altro dalle donne italiane che quello di giocare a calcio. Nonostante questo, loro hanno fatto sentire la loro voce e sono riuscite ad ottenere per circa 18 mesi il permesso di giocare, però in condizioni particolari, quindi a porte chiuse, non era permesso loro di giocare delle partite pubbliche, non potevano indossare i calzoncini che oggi indossate tutte voi, ma dovevano giocare con le gonne e anche sotto il ginocchio dovevano essere queste gonne, e non potevano avere una portiera, ma dovevano avere un portiere, e hanno addirittura dovuto sostenere una visita ginecologica per vedere se giocando a calcio lo sport scelto avrebbe compromesso la loro funzione riproduttiva. Non è stato facile, ce l'hanno fatta, e l'hanno fatto perché amavano soprattutto lo sport e lo vedevano come una forma di emancipazione, un modo per fare qualcosa anche insieme, fare qualcosa come gruppo e creare un'iniziativa comune che fosse femminile. E mi piace anche ricordare che queste sorelle sono nate a Lodi, proprio di fronte al nostro teatro alle Vigne, che all'epoca era una palestra comunale, quindi la loro formazione sportiva è stata lodigiana, così come la loro formazione politica, grazie alla figura straordinaria di Ettore Archinti.